In ogni film c'è qualcosa di magico che è molto difficile trovare in altre forme di comunicazione. È l'entusiasmo di fare qualcosa di buono, il che non vuol dire necessariamente di successo. Con la certezza che se unisci le due cose, buono e successo, l'esperienza diventa veramente entusiasmante. Tutto il processo di realizzazione di un film per me è emozionante. Si tende a dimenticare il brutto e a ricordare solo il bello. È un modo fantastico di vivere. He had had a reputation of being very, very difficult to work with. Gordon Willis aveva la fama di uno con cui era molto difficile lavorare, un tipo irascibile e duro. Non avevo idea di quanto fosse vero, e allora ho detto: apprezzo moltissimo la sua fotografia, ma se devono esserci continui litigi e discussioni, preferisco lasciar perdere. Abbiamo deciso di ingaggiarlo, pronti però nel caso a disfarcene velocemente. Dovevamo avere abbastanza soldi per pagarlo, eliminandolo e assumendo qualcun altro al suo posto. Gordon è un professionista. I suoi tempi sono esatti e l'intera produzione si muove secondo il suo ritmo. In qualche modo anch'io dipendo da lui. In un certo senso è lui, più di chiunque altro, ad avere in mano il piano di produzione del film, anche più di Woody, perché sa quanto gli ci vuole per illuminare e noi gli dobbiamo lasciare il tempo richiesto. A volte è frustrante sapere che per illuminare una scena ci vogliono da 4 a 8 ore, durante le quali la cinepresa non gira nemmeno un metro, mentre dopo si gira soltanto una scena in un giorno. Ma poi quello che conta è il risultato, e quello è sempre straordinario. Vede sempre le cose con un'ottica un po' diversa. Fa dei piccoli cambiamenti, sempre per il meglio. Un impercettibile spostamento in qua o in là, un leggero cambio di colore, un movimento appena diverso. Può anche essere solo lo spostamento di un ramo. L'illuminazione in un film come questo tende a ricreare l'atmosfera del materiale di un notiziario filmato o di un documentario. In questo caso è un notiziario. Circa l'80-90% di questo film deve avere questa atmosfera. Seguendo le riprese di una di queste brevi scene, ci si rende conto di quanto sia semplice. È un elementare problema di luce. Poi c'è l'esposizione e lo sviluppo. Infine la fase di duplicazione del negativo. Alla fine delle riprese di un film come questo, si ottiene del materiale in tutto simile al cosiddetto materiale di repertorio. Our best newsreel. I don't know. How's the haircut work on me? Yeah, good. About okay. The same. Yeah, the right. Same, good. Sitting there. Yeah, good. Okay. Looks fine. It's kinky enough. Which way is she going to be looking? Any, yeah. You want to have her do it now? Just to check, see how much she is. No, do the rehearsal. Okay. Yeah. What? Yeah. I'll never approach a scene that's to be shot in a room or on a set based on how it should be lit. Il mio approccio all'illuminazione di una scena da girare in una stanza come questa non è mai meccanico. Penso sempre come mettere le luci in termini emotivi, poi viene la parte tecnica. Quindi, prima mi lascio guidare dall'emozione, dopodiché decido materialmente come realizzarla. Ok, come on back again. Pull your hair all the way back now, Marianne, so I can just see your face, okay? Now looking down. Yeah. There are two things that you generally see today. I mean, most movies... Oggi la maggior parte dei film è registrata e non fotografata. Mentre i film degli anni 30 e 40 erano davvero fotografati. Magari la fotografia era scadente, ma c'era in quei film uno stile, una tecnica
più raffinati di molti film di oggi. Per registrare un film basta mettere molta luce per girarlo più in fretta possibile, senza preoccuparsi dei personaggi, della storia, delle atmosfere. L'anima del film è quello che avviene nel film stesso, il suo sviluppo interno. Per questo discuto con Gordon ogni mia idea. Oggi, dopo questi anni di lavoro comune, non è più necessario fare lunghe discussioni su alcuni argomenti che già conosciamo e sui quali abbiamo già raggiunto un accordo negli anni passati. Ma agli inizi parlavamo di ogni cosa, perché è necessario chiarire tutto a fondo. Woody and Gordy were very, very close, and you could tell that. And Woody loved joking with him. Woody e Gordon erano molto affiatati. Woody si divertiva a scherzare con lui e sembrava che Gordon fosse completamente a suo agio. Penso che i pettegolezzi che giravano sul conto di Gordon, che fosse un tipo così difficile, derivassero dal fatto che la gente non capiva che Gordon vuole fare il suo lavoro nel miglior modo possibile. Woody lo ha capito e lo ha ascoltato. Questo è il motivo per cui è stupendo lavorare con loro. When working with Woody, the product is such that it is. It's beautiful and. Well, of course, actually there weren't too many problems because now it's winter, so it's colder. But when adesso naturalmente non ci sarebbero troppi problemi perché è inverno. Ma quando abbiamo girato questa sequenza di Manhattan, era estate e le riprese effettive sono state più o meno di 15 minuti. Il tempo di preparazione prima di girare è stato circa un'ora e i Chuck sono stati sei, uno dopo l'altro, rapidissimi. Avevamo preso accordi con il comune perché lasciassero accese le luci del ponte. Certo che quando uno ha lavorato con una persona un certo periodo, come io ho fatto con Woody, è più facile risolvere velocemente certe situazioni. Credo che la luce dell'East Coast sia più nitida, soprattutto a New York, più definita. Penso sempre alla luce di Los Angeles d'estate, è piuttosto brutta. La luce di New York e dell'East Coast in generale è più interessante, come la luce in Europa. Intanto tende a essere più bassa, poi non si è sommersi da una cappa di smog, così le condizioni sono migliori. Secondo me la luce invernale è migliore di quella estiva. A differenza di Los Angeles, qui ci sono molti piani di luce, linee diverse, e le città sono luminose e buie allo stesso tempo.
I had dropped out of law school. I suppose if you look at everything that I photographed, I tend to be kind of a romantic realist. In ogni mio film tendo ad essere, per così dire, un realista romantico. Ma di solito cerco di adattare questo mio gusto alle esigenze della sceneggiatura. Credo che la pittura sia il miglior riferimento per un bravo direttore della fotografia. Non necessariamente la pittura contemporanea. È più facile trovare belle luci e una bella composizione nella pittura che nella fotografia. Don't think that prior to the experience of and prior to his work in Pennies from Heaven. Non credo che prima di lavorare in Pennies from Heaven Gordon abbia mai fatto specifico riferimento alla pittura, cercando ispirazione per i suoi film o studiando il tipo di luce dell'arte figurativa. È un direttore della fotografia con un suo stile preciso e anche quando lavora su situazioni realistiche non usa mai la luce naturalisticamente. Non credo ci sia mai stata da parte sua la volontà cosciente di riprodurre certi tipi di luce, come si possono trovare nei quadri di Vermeer o del Tiepolo. You could have a great career, and you should. Yes, you should. Only one thing stops you, dear. You're too good. Too damn good. If you want a future, darling, why don't you get a past? 'Cause that fatal moment's coming at last. We're all alone, no chaperone can get our number. The world's in slumber, let's misbehave. There's something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won Eve's hand, he wouldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. They say the spring means just one thing to little lovebirds. We're not above birds, let's misbehave. Gli aspetti tecnici della fotografia sono una parte fondamentale del mestiere. Non penso si possa ottenere quello a cui si mira se non si controlla pienamente il proprio mestiere. È come se uno avesse un'idea per un quadro, ma poi quando deve dipingerlo non lo sa fare. Allora è un'idea che non vale molto. Per poter creare, uno deve sapere realizzare le sue idee, altrimenti sono idee che non vogliono dire niente. Molti operatori si affidano al laboratorio perché risolva le situazioni difficili. Se c'è una situazione di luce delicata, lasciano che sia il laboratorio a correggere e ritoccare i loro, non vorrei dire una parola troppo severa, errori. Gordy si aspetta che il laboratorio faccia sempre esattamente la stessa cosa. Sa quello che i macchinisti e gli elettricisti possono fare e quello che è per loro impossibile. Anche a noi suggerisce come fare certe cose nel modo migliore. Sa esattamente cosa sappiamo o non sappiamo fare. Sono convinto che lui potrebbe fare qualunque dei nostri lavori. Ci saranno 40 specializzazioni diverse in una troupe, ma lui saprebbe fare tutto. Per questo tutti sentono che quando critica qualcuno lo fa dall'alto della sua esperienza. La scena che si svolge su questo set è un brano di un notiziario. Abbiamo risolto il problema dell'esterno con la retroproiezione, che pone un problema insolito. And in the movie this is a small office that's occupied by one of the characters. Nel film si vede un piccolo ufficio occupato da uno dei protagonisti. Tecnicamente non è realizzato come lo avrebbero fatto nel 1928-29, ma una volta proiettato sullo schermo appare corretto. Noi lo giriamo con un'unica fonte di luce, ma proiettato sembra proprio un notiziario del 1928-29.
Very minor dressing, but tied together, we hope. I hope. That's the first time I've done that. Abbiamo trovato vecchi spezzoni di materiale dell'epoca. Combinando i due lavori, si avrà l'impressione che tutto sia stato realizzato veramente nel 1928-29. È divertente. Well, whenever you can. Okay, we can. Okay, Andy, let's go ahead and light that. One 33, take 3. Action. Not what I want anymore. Used to think it was to be the world's greatest female psychiatrist. It's as if I'd suddenly looked into a mirror. Large, clear mirror, saw my reflection for the first time. And I didn't like what was there. Well, your basic role always is you're working as an extension of the director. So, la mia fondamentale funzione è lavorare come se fossi un'estensione della regia. Quello che penso e faccio in un film come direttore della fotografia è eseguire quello che il regista desidera. Dipende poi dai vari registi, ma uno cerca sempre di fare il suo meglio per realizzare la storia come la desidera il regista. Dal momento in cui ci siamo incontrati, non abbiamo mai avuto nessun problema. Siamo diventati subito amici, ci siamo trovati d'accordo sul cinema, sulla fotografia, sul modo di fare film. Lavoriamo insieme ormai da parecchi anni. Gordon Willis mi sembrava un tipo un po' scontroso. Insomma, avevo un po' paura di lui. Ho l'impressione che ci fosse un'enorme complicità tra lui e Woody Allen e che entrambi se ne stessero sempre a discutere sul film, lasciandomi un po' in disparte. Ho sempre pensato che se fosse venuto sul set qualcuno che non conosceva Woody Allen o completamente estraneo al mondo del cinema, avrebbe scambiato Gordon Willis per il regista, anche per la sua presenza fisica. Ha un aspetto imperiale, è veramente il re, mentre Woody è un personaggio discreto, molto timido. Woody Allen è il capitano, ma Gordon ha una specie di potere fisico e intellettuale sul film. With me he was always very warm and very, it was sort of like Uncle Gordy. Con me era molto dolce, molto zio Gordy. Mi ricordava un mio zio. Aveva anche un debole per i panini al formaggio fuso e il cioccolato di malto, che trovavo molto carino. Ha un modo molto affascinante di parlare e una voce che trovo irresistibile. Insomma, è un fatto di personalità che varia da film a film, da carattere a carattere. Se il direttore della fotografia è bravo, deve sicuramente essere ascoltato, tenuto conto del fatto che sta costruendo qualcosa di buono, indispensabile per il film. Comunque un film non deve basarsi solo sulla fotografia. You have to have a good family relationship, I think, in a motion picture. Un regista tende a concettualizzare, ha una storia che vuole raccontare, la vede in un certo modo, immagina uno stile che ritiene adatto. Senza il direttore della fotografia che concretizza questo stile e quindi deve capirlo ed essergli fedele, uno rimane con la sua idea in testa senza poterla vedere sullo schermo. In questo senso, io dipendo molto dal direttore della fotografia.
From the beginning, the fight we were winning. Lord, be at our side, divine. It's 12 midnight. This is Jim Donnelly, WNEW News. Con Edison has again resorted to a cutback in voltage to conserve generating capacity. At 3%, the... Oh, what's wrong with Hollywood? I don't know. In general, the thing, cosa c'è che non va a Hollywood? Physically, the space bothers non lo so. Me and the sun's out too much. In generale, è un posto che mi dà fastidio fisicamente. C'è troppo sopra. Come ambiente creativo non mi sembra ideale, non voglio dire a livello professionale. Ci sono molti bravi autori, ma credo che vivere a Hollywood intacchi in qualche modo la mente, perché molte persone di valore che si trasferiscono là finiscono poi per deteriorarsi. Non capisco perché. So solo che non voglio starci. Ci si occupa di cinema 24 ore al giorno. Diventa una schiavitù. Per lavorare bene bisogna prendere le distanze ogni tanto per non diventare completamente succubi del lavoro. Non è giusto farsi coinvolgere dal lavoro 24 ore al giorno. Non fa bene. Fun. Oh, of course it's fun. Certo che è divertente. Succede sempre qualcosa. Every night we do a little bit of this. It's fun. It's complicated, but it's fun. Always fun. È complicato, ma è sempre divertente. Il cinema può essere un grande giocattolo. Devi solo capire quando è il momento di fermarsi o di ricominciare. I can do it. Let me take over. I'm a pilot! I'm a pilot! I can do it! Give me that. I'm a pilot! Credo di aver pensato tutta la vita cosa mi piacerebbe fare oltre al cinema. Non ho ancora trovato la risposta. Mi piace molto star fermo. Mi piace stare all'aperto. Mi piacciono i boschi. Mi piace dedicare il mio tempo alla natura. Mi piace stare al mondo. No, I enjoy being.